prima. Che ti pare? Beh, alcuni dicono che sia distorto, mentre altri no. Elogiano il suo coraggio. È stato con suo fratello Luigi IX alla settima crociata d'Egitto, dove pare sia stato fatto anche prigioniero insieme agli altri membri della famiglia reale, ma solo per un breve periodo. Ma come sai tutte queste cose? E sai anche perché viene qui a Castellammare? Non molti chilometri da qui, Carlo I, nella battaglia di Benevento, ha sconfitto definitivamente il Manfredi. Il Manfredi! Ha conquistato il regno di Sicilia! Questo è giovane! Forse, e a vedere questa dimora di cui elogiano la bellezza. E quindi elogiano anche la nostra di bellezza. Ma io elogio sempre la vostra bellezza. E noi non ci accontentiamo degli elogi, sempre. Ma io sono schiavo, schiavo della vostra bellezza. Senti, sfacciato. Il re! Arrivando! Per tutte le stanze della regia di Tisana il suo servo. La servitù di oggi non è più quella di una volta, mi dispiace, vostra maestà. Cosa ne pensa della regia? La regia mi ha piacevolmente colpito, le maniere di Messer Neri al momento un po' meno, però, conte, io ho notato le fanciulle che si muovevano le giadre tra gli alberi e tra il verde del meraviglioso giardino. Sì, vorrei ricordare il motivo della nostra visita. Cerchiamo di non distrarci con le solite faccende amorose. Già c'è stato lo scandalo con la cucina della principessa. Vorrei ricordare questo. Conte Guido, lei come sempre è molto preciso, ma le faccende politiche sì, le possiamo ragionare, ma le faccende di cuore, messere, quando tu ti vedi danzare così, fanciulle, in un contesto così poetico, come fa lei a pensare ancora alla questione politica? Vostra maestà, lei pensa col cuore, io ragiono con la mente, sono la sua saggezza. Ed è per questo che lei mi accompagna sempre, conte Guido. Ma qualche volta mi farebbe piacere che, come dire, anche lei si lasciasse andare un po' ai piaceri della carne che abbiamo visto passeggiare dinanzi ai nostri occhi. Il viaggio è stato lungo, le battaglie violente. Ecco, appunto, tornando al viaggio, è stato molto lungo, immagino che sia il caso di accomodarsi, qualora Messer Neri decida di raggiungerci. Speriamo quanto prima. Oh, maestà! Ma scusatemi tanto, ma sono stato trattenuto. Ero in giro a cercare il mio servo Febbo, ma non sono riuscito a trovarlo. Comunque, prego, maestà, vogliate favorire il mio umile banchetto? Avete una splendida dimora, Messer Neri. Oh, per me è un grande onore che tutto sia di vostro gradimento. Sedete voi da un lato e il conte Guido dall'altro. Grazie. Deliziosa questa frutta! Non trovate conto? Deliziosa, sire! Oh, dovrei questo essere. Mi rende contento! Mi rende davvero contento! Davvero squisita! Prego, prego, prendete pure! Bene! Beh, altre pietanze? Oh, certo, certo! Conte? Sire? Conte, vedete anche voi quello che sto vedendo io? Sire, se state vedendo due figure etere e bellissime che a fanciulle somigliano, ebbene stiamo vedendo la stessa cosa. E ditemi, Conte. Sire? Vedete anche voi, ben distintamente, le loro grazie. Sotto quelle vesti bianche, sottilissime. Vedo, sire. Vedo.
Mi sono innamorato. E di quale delle due, se è lecito domandare, Sire? Conte, questa è una domanda imbarazzante. Scegliere non saprei. Chi sono codeste damigelle, messere? Oh, quelle che vedete sono le mie due figlie, ad un medesimo parto nate, delle quali l'una ha nome Ginevra la bella, e l'altra Isotta la bionda. Davvero, davvero graziose. Dovreste maritarle al più presto. Voi dite? La saggezza, signora. La carne, conta. La frutta, signora. La ammirato, pare quasi che tutte le gerarchie degli angeli qui fossero discese a cantare. Domandiamo commiato. Prego. Maestà, vogliate seguirmi nella vita di ora? Proseguiamo il nostro giro, sì. Bene. Permettete che mi preceda. Che cosa bella.